Ad un anno dal terremoto di Santo Stefano che ha colpito Zafferana Etnea e altri 8 comuni posti lungo la faglia di Fiandaca, i Lions Distretto 108 YB Sicilia si sono attivati per una raccolta fondi a sostegno delle comunità colpite dal sisma. Un gesto concreto di solidarietà che è stato celebrato nel corso di un incontro con la cittadinanza nella sala consiliare del comune di Zafferana Etnea per la cerimonia di consegna da parte del governatore Angelo Collura nelle mani del sindaco Salvo Russo della raccolta fondi pro terremoto. Ad un anno del devastante sisma che ha colpito Zafferana e altri 9 comuni dell'Interland, siamo con il dottor Angelo Collura. Una iniziativa importante questa sera, maturata praticamente qualche ora dopo il terremoto dello scorso anno, che si concretizza stasera. Con quale finalità? Intanto premetto che purtroppo, ahi noi, l'evento che sicuramente ha lasciato un segno mai sarà rimarginato sotto questo aspetto, perché gli affetti sono sempre quelle cose che poi è difficile dimenticare, quindi soprattutto per quelli che sono qua i residenti. I Lions immediatamente dinanzi, diciamo, all'evento si sono prodigati seduta stante nel giro di 24 ore. Allora ricordo che il 27 già facemmo arrivare qui un furgoncino con coperte e così via, a dimostrazione del fatto che la nostra solidarietà è stata immediata. Allora Graziella Torrisi si è messa a disposizione, non so cosa hanno fatto eccetera, però di fatto, ecco, noi siamo stati veloci. Qualche settimana successiva invece il governatore, allora Enzo Leone, provvide immediatamente ad aprire un conto corrente per la raccolta fondi di solidarietà proprio per i paesi etnei, e devo dire che in seguito a questa raccolta fondi oggi noi siamo qui per donare ai due Lions Club, il club di Zafferana Etnea e il club di Acireale, in maniera proprio una somma, diciamo, la somma verrà divisa in due, in modo che ciascuno di loro potrà provvedere, diciamo, attraverso interventi, laddove lo si terrà opportuno, nella misura in cui si terrà opportuno, diciamo, a colmare quelle cose che di fatto a causa dell'evento tellurico si sono, diciamo, rotte, non ci sono mai più, e quindi, come dire, lasciare un segno. E questo è quello che stiamo facendo, e i Lions oggi qui di tutta la circoscrizione, sia della zona etnea che anche della città di Catania, sono qui con tutti i presidenti di zona, di circoscrizione, proprio a dimostrare la solidarietà che si ha, e ritengo che questo è già una cosa molto importante, al di là del fatto del contenuto in sé, ma quello che conta è la vicinanza anche affettiva che i Lions hanno per questi luoghi, e quindi noi siamo qui per non dimenticare, e questo è un grande segno. Un segnale importante nel segno della solidarietà, indubbiamente sembra apparentemente una goccia nel mare, ma è importante che il segnale arrivi forte e chiaro anche alle istituzioni che in questo momento stanno facendo il loro lavoro, ma devono scontrarsi spesso con la burocrazia. Intanto qui presente ci sarà anche il responsabile, diciamo, per la ricostruzione, che è il procuratore Scalia, e quindi ne approfittiamo anche della sua presenza, per noi è anche importante, perché diventa anche un momento di testimonianza di quelle che sono, diciamo, da un lato la fattiva presenza dello Stato, dall'altra parte quindi l'associazionismo, quindi in questo caso il Lions. La funzione del Lionismo, come tutte le associazioni, dovrebbe essere proprio di stimolo, di pungolo, e quindi la nostra funzione è proprio questo. Io credo che col nostro intervento non abbiamo risolto alcunché, o comunque sia, non so, dico, come ha detto bene lei, è una goccia nell'oceano, però è anche vero che tante gocce insieme possono formare l'oceano, questo lo disse Madre Teresa di Calcutta. Quindi sostanzialmente noi quello che possiamo fare è il monito fermo, costante, continuo, preciso e uniforme, che è quello di dire: laddove c'è bisogno lì c'è un Lions, laddove c'è bisogno di solidarietà bisogna essere presenti. Noi oggi il cuore lo abbiamo qui. Esattamente un anno dopo il sisma che ha colpito questo territorio, incontro importante in sala giunta qui a Zafferana, e quando si parla di terremoto poi arriva il post terremoto, cioè la ricostruzione. L'occasione per parlare con il commissario straordinario per la ricostruzione, il dottor Salvatore Scalia, e chiedere a che punto siamo. Il punto... Ancora siamo proprio all'inizio, però abbiamo lavorato sul piano dei programmi, perché purtroppo sono stato nominato soltanto di fatto a ottobre, perché in quel momento io sono entrato
nel pieno delle mie funzioni. Il vero problema nostro è un problema di personale che continua a mancare e di strutture, cioè abbiamo una sede che ci sarà messa a disposizione soltanto dal 1° gennaio, non abbiamo nemmeno le scrivanie, quindi dovremo provvedere. Per questo l'iniziativa di questa sera del Lions Club è una cosa positiva, perché dimostra la vicinanza dei club service a un problema del territorio. Io spero che anche gli altri club service si uniscano a questo, anzi questa sera ho qualche progetto da presentare al governatore del Lions. Quindi una serata propositiva in questo senso, anche se poi sappiamo per esperienza che bisogna poi sempre fare i conti con la burocrazia, la buona intenzione evidentemente da sola non basta. Quali sono gli ostacoli ancora da superare? Ma guardi, gli ostacoli che io... gli ostacoli cerchiamo di risolverli giorno per giorno, perché sono tanti. Il problema che io ho incontrato con la burocrazia è stato il fatto di non avere trovato un riscontro per che mi dessero del personale che potesse cominciare a lavorare. Cioè, noi abbiamo i soldi, abbiamo le intelligenze, ma non abbiamo il personale. Questo è, io ho trovato degli intoppi gravissimi, 10 persone sarebbero dovute trovare. Per questo insisteremo il giorno 30 proprio per segnalare queste problematiche a Santa Venerina, i sindaci, i vescovi, i parroci, io, le comunità. Ci riuniremo per chiedere con forza che il terremoto della zona etnea non è un terremotino, e chiedere che venga prestata la dovuta attenzione, perché ci sono 3.000 famiglie fuori casa, significano come minimo 10.000 persone, e questo è intollerabile a distanza di un anno. Ecco, perché quando si parla di ricostruzione si pensa alle strutture, alle infrastrutture, ma poi bisogna pensare anche alle persone che non hanno più una casa e a tutte quelle attività commerciali che sono rimaste in stand-by. Devo dire che sono andato al Parlamento tempo fa in audizione alla Commissione Ambiente a novembre, e grazie all'intervento di alcuni parlamentari nostri del territorio siamo riusciti a inserire nel cosiddetto decreto sisma, che originariamente era solo per il centro Italia e che poi è stato ampliato, alcune norme, tra le quali è prevista una scaletta delle priorità. La prima cosa che bisognerà fare, e lo dice la legge a questo punto, sono le case dei residenti, poi verranno le altre cose. Io già intanto ho provveduto a fare, stiamo cominciando ad accertare quali sono i danni per le imprese, perché vanno sostenute. Esiste già un cronoprogramma? Saranno tempi medi, lunghi? Ma io spero che, se riusciamo ad avere queste strutture di cui le parlavo, visto e considerato che una parte dei soldi già ci sono e ci dovranno essere attribuiti, io penso che potrebbero non essere tempi lunghi. Noi abbiamo due grandi ostacoli: il fatto, come dicevo, della mancanza di personale, la necessità di impedire che, come avvenuto in altri terremoti, soggetti che non hanno avuto alcun danno si insinuino e tolgano risorse a chi invece ne ha diritto, e quindi dobbiamo camminare coi piedi di piombo. Poi per il resto già abbiamo scalzato alcune idee di remorare nella ricostruzione in attesa di svolgere determinati accertamenti, eccetera. Forse avrò troppa premura, ma per me vedere la gente per strada e sentire le loro voci è intollerabile. Io sono il commissario per la ricostruzione e non sono una parte, però vivo qui e sento fortemente il disagio, e nei limiti in cui posso e mi è consentito e mi sarà consentito, io farò tutto il possibile perché i tempi vengano ristretti. Certamente la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Un incontro importante nella sala giunta di Palazzo di Città Zafferana per ricordare il terribile sisma di un anno fa e per ancora una volta riaffermare il ruolo dei Lions, anche i Lions di Zafferana. Con noi il presidente del Lions Club Zafferana, Ionica Maria Pia Michelacci. Un incontro, dicevamo, importante, la solidarietà è importante, si può partire da qui.
qui per stimolare anche le istituzioni. E infatti noi come club siamo stati sempre attivi sul territorio e anche quando c'è stato il terremoto, sia i nostri soci che tutti i rappresentanti degli altri club sono subito adoperati perché ci fosse proprio un aiuto immediato e concreto alla popolazione. Però noi da soli come club non possiamo dare delle risposte concrete, ma possiamo solo avere un supporto alle istituzioni. Stasera questo incontro, voluto fortemente dal nostro governatore, spero che ci possa dare delle risposte a livello di capire qual è il momento, com'è combinata in questo momento la ricostruzione, perché Fleri è veramente devastata e anche così Pisano. Ieri c'è stata una fiaccolata proprio per ricordare questo evento. E io sinceramente sono stata molto commossa dal vedere quella strada che prima percorrevo, piena di negozi, piena di persone, e ora completamente deserta. Ed è veramente una tristezza e speriamo che possa di nuovo ritornare ad essere quella che è, perché non si sono perse solo le case, ma si è persa anche le attività commerciali. Abbiamo visto uno striscione in cui c'era scritto Fleri rialzati, e il mio augurio a Fleri e alle frazioni vicine, non solo a Fleri, che possa rialzarsi e possa diventare di nuovo quel fulcro di attività che è stata sempre. Perché la cosa più grave è soprattutto il pensiero che questo luogo possa essere abbandonato. Noi come Lancio stiamo cercando di individuare quali sono i problemi e come si possono risolvere, ma più di... Un anno fa la terra ha tremato, non solo nella zona etnea di Zafferana e delle frazioni di Zafferana, ma anche nella Cese. Qui la presenza questa sera anche di Rosario Faraci, che è presidente della zona 15 del Lions Club, in rappresentanza proprio di Acireale. Segno tangibile la solidarietà, che però abbiamo detto anche nelle interviste precedenti, da sola non basta, ma può essere un segnale forte. Assolutamente sì. Tra l'altro il club di Acireale l'anno scorso, presidente Alfio Cristauto, è stato tra i primi ad attivarsi col distretto Lions Sicilia per segnalare la gravità della situazione. Il terremoto ha colpito lungo la faglia di Fiantaca 9 comuni, tra cui Acireale e Zafferana sono stati quelli maggiormente interessati. E giustamente oggi, a distanza di un anno, è necessario ed è fondamentale ricostruire. Parliamo sia della ricostruzione pubblica che quella privata, ma soprattutto riconnettere significa ricostruire un tessuto sociale, economico, di relazioni umane e interpersonali che, ahimè, per via del terremoto in qualche modo si è rilassato. E allora i Lions, i club service hanno un ruolo fondamentale in questa direzione, quindi l'attenzione che il distretto ha avuto con la raccolta fondi nei confronti della città di Acireale attraverso il club di Acireale sarà un modo per essere presenti in una città che poi in vari modi si è mossa la diocesi, si è mosso il comune, si è mossa la fondazione Bellini ad Acireale, di cui io sono presidente oltre a essere socio del Lions Acese. Quindi c'è stata una bella gara di solidarietà che nella fase dell'emergenza ha consentito di risolvere i primi problemi. Oggi, a distanza di un anno, la vera emergenza è la ricostruzione del tessuto sociale. L'aula consigliare di Palazzo di Città Zafferana è casa sua, signor Sindaco. Siamo con il Sindaco di Zafferana, appunto l'Avvocato Salvo Russo. A un anno esatto dal terremoto che ha devastato questa zona, 9 i comuni colpiti, ma la zona di Zafferana è tra le più colpite anche con frazioni importanti come Pisano. Si parla di ricostruzione, stasera si parla innanzitutto di solidarietà concreta, si parla di ricostruzione, però le chiedo se è finita davvero l'emergenza. Allora, sicuramente la comunità di Zafferana è la comunità che ha subito più danni dal sisma del 26 dicembre del 2018. Basti pensare che nel territorio di Zafferana sono stati effettuati 2.800 sopralluoghi e ad oggi ci sono 1.163 immobili inagibili. La macchina della ricostruzione è partita, cammina su un doppio binario che è quello là affidato al commissario Scalia e quella della cosiddetta ricostruzione, chiamiamola leggera, per i danni fino ai 25.000 euro. Su questo già parecchie pratiche sono state già istruite, inviate alla Protezione Civile, e alcune di queste sono state già finanziate. Oggi si parla di solidarietà e questo è uno dei momenti più importanti,
perché successivamente al terremoto dell'anno scorso si è aperta e iniziata la macchina della solidarietà, che diventa fondamentale in una comunità come questa e nelle comunità colpite dal sisma, perché un segnale di solidarietà e di partecipazione è fondamentale nelle nostre comunità. Oggi grazie ai Lions, ma anche altre iniziative uguali sono state già azionate, faccio riferimento per esempio a quella là dello stesso manifestazione bandistica che c'è stata qualche mese fa, che porterà anche dei risultati concreti, come la realizzazione di alcuni giochi che inseriremo proprio nel parco giochi di Fleri. C'è poi da ricostruire anche il rapporto con le istituzioni, da rinsaldare il rapporto con le istituzioni, ma soprattutto bisogna pensare a quelle famiglie che ancora una casa non ce l'hanno. Pensare alle famiglie che la casa non ce l'hanno, e questo è il compito che hanno i sindaci e il compito che hanno tutte le istituzioni. Devo dire la verità, tutti i sindaci coinvolti in questo dramma, a prescindere dal colore politico, a prescindere dai propri orientamenti personali, ma tutti uniti stiamo andando nella stessa direzione, che è quello di assicurare che nel più breve tempo possibile i nostri cittadini tornino a casa. Insieme al commissario Scalia, che si è insediato da poco, noi ci incontriamo, diciamo, frequentemente, almeno una volta a settimana, abbiamo pianificato il nostro lavoro. Molto spesso incontriamo degli ostacoli insormontabili, che sono quelli dell'apparato burocratico. È difficile sottolineare un dato, che molto spesso il punto di riferimento per i cittadini comunque sono i sindaci. E i sindaci, e insieme ai sindaci lo stesso commissario Scalia, l'ostacolo più grande che incontrano è quello dell'apparato burocratico, della macchina burocratica che si muove con tempi elefantiaci. Questo non fa bene alla ricostruzione, perché l'elemento tempo è un elemento fondamentale. Ci sono i soldi, però è anche importante che questi soldi vengano spesi nel più breve tempo possibile. Sta per arrivare il nuovo anno, e con il nuovo anno speranze e forse certezze. Io non le chiedo le certezze, però un messaggio di speranza ai cittadini colpiti, anche a quelli di Zafferana, naturalmente lei rappresenta le istituzioni territoriali, forse magari l'occasione giusta per augurare buon anno. Il messaggio ai cittadini è quello che qui si sta lavorando, qui a Zafferana come in tutti gli altri comuni, si sta lavorando in maniera seria per fare in modo che nel più breve tempo possibile coloro i quali sono fuori casa possano tornare nuovamente a casa. Le istituzioni, e mi permetto di dire i comuni insieme al commissario, le risposte che devono dare non sono promesse, ma è il loro impegno quotidiano fatto con professionalità e fatto con serietà. Si parla di ricostruzione, stasera si parla di un fatto concreto, la presenza dei Lions e la solidarietà. Sì, allora ci siamo attivati tutti, chi con delle cose minute, tipo coperte, e poi è scattata la solidarietà tra tutti i club per una raccolta, e la raccolta questa sera insomma trova concretizzazione con la consegna da parte del governatore di un assegno ai due club, Zafferana e Acireale, perché sono le due città più interessate e che hanno i club, fra l'altro, che ricadono in queste due zone. Zafferana è stata molto, molto colpita allora, che vedete il terremoto, e una liberazione di energie che o di origine vulcanica o di origine tettonica non si sa quando arriva, ma arriva sempre. Quindi secondo me oggi è importante soprattutto l'alert che arriva da parte degli scienziati, ma è importante anche il mondo della solidarietà che c'è in giro, ci sono del volontariato. Ecco, noi apparteniamo a un ramo di volontariato come Lions, che siamo pronti a intervenire qualora ci sia qualche problema o qualche cosa. Siamo contenti di essere qui stasera, io in particolar modo nella qualità di responsabile della zona, e speriamo che non ce ne siano più per il momento terremoti, ma così come Lions ci occupiamo di altro tipo di solidarietà. Comunque è andata così.